Onorevole Emilio Carelli, esponente di Coraggio Italia, che vedo in sovrimpressione. Eccolo qui. Buonasera, onorevole, o meglio dovrei dire direttore, perché lo ricordo dai tempi di Sky TG24, quando era direttore, lo è stato anche di parecchie altre testate, TG5, Studio Aperto e tanto altro. Buonasera a te. Buonasera a voi. Allora, io ti chiederei, ti do del tu giornalistico, va bene? Certo. Tanto per cominciare, commenterei la sentenza del Tribunale di Napoli a proposito dell'annullamento di quelle che sono state le votazioni all'interno del partito del Movimento 5 Stelle che nel 2021 ha portato alla elezione della presidenza Conte. Devo dire che questa sentenza va un po' a sancire quella che è la situazione politica in questo momento del movimento, cioè abbiamo una presenza di fatto poi di due grandi leadership, una che è quella di Giuseppe Conte, che è stato eletto attraverso un'elezione che poi il Tribunale di Napoli ha annullato, che dovrà essere probabilmente ripetuta, come avete detto voi, e che quindi verrà di fatto poi riconfermato, ma poi con un antagonista interno che è Luigi Di Maio, l'attuale ministro degli esteri, che comunque ha un certo seguito anche nei gruppi parlamentari, sia alla Camera che al Senato, e che porta avanti un concetto di Movimento 5 Stelle diverso da Conte, perché se noi andiamo a vedere le posizioni che ha preso Luigi Di Maio in questi ultimi tempi, sono posizioni molto governiste. Ha cercato di portare il movimento da posizioni di grande protesta del movimento del Vaffa a un movimento di governo che quindi è costretto a confrontarsi con gli altri partiti e a portare avanti iniziative politiche che a volte richiedono anche dei compromessi. Conte, nelle sue posizioni, sembra più essere orientato verso le origini, anche col supporto di Beppe Grillo, e qui l'oggetto, uno degli oggetti del contendere, quello che in questo momento fa più discutere all'interno del Movimento 5 Stelle è sicuramente la questione del terzo mandato. Come sapete, nelle regole interne del movimento c'è l'impossibilità di essere eletti per più di due volte a delle cariche come deputato e senatore. In questo modo Di Maio, Fico, La Taverna, insomma, dei big del movimento verrebbero, diciamo così, esclusi da qualsiasi attività politica, comunque parlamentare, nella prossima legislatura e verrebbero favoriti quelli che sono stati eletti una sola volta. Ecco, diciamo che questo sta diventando un po' un oggetto del contendere e sta dividendo molto il movimento. Ecco, direttore, un passato all'interno del Movimento 5 Stelle fino allo scorso anno praticamente. Oggi in Coraggio Italia segue un po' quella scia proclamata già da Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento, che ovviamente con la sua politica fonda le radici in casa nostra, cercando di creare un partito centrista, di il respiro un po' di Democrazia Cristiana, se vogliamo interpretarla anche nostalgicamente, in opposizione a quella che è la fragilità che esiste ancora oggi tra PD e Movimento 5 Stelle da un lato e poi tra Meloni e Salvini dall'altro. C'è da parte tua anche l'intenzione, lo abbiamo visto anche dalle testate giornalistiche di questi giorni, di creare un fronte centrista che magari potrebbe trarre spunto proprio dal Sud Italia e quindi da Clemente Mastella anche. Dunque, noi voglio precisare che noi non c'entriamo nulla con Clemente Mastella. Coraggio Italia è un partito giovane, un partito nuovo, nato nel luglio scorso, fondato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. È un partito che sta cercando di offrire una casa a tutto quell'elettorato di centro moderato che non si accontenta delle posizioni sovraniste del centrodestra, non si riconosce nelle posizioni più populiste del centrosinistra e che si riconosce invece una politica europeista, una politica atlantista che supporta il governo Draghi in questa transizione, nell'utilizzo del PNRR, questo piano che dovrebbe rilanciare l'economia italiana, che è molto attento alle imprese ma anche ai diritti dei lavoratori. Insomma, è un partito moderato di centro che vuole presentarsi alle prossime elezioni e che sta facendo anche un grande lavoro sul territorio. Questo è quello che noi vogliamo fare. Se poi dipenderà poi dal tipo di legge elettorale per capire se si potrà fare o si dovrà fare una sorta di alleanza al centro. Questa è una valutazione che però faremo ancora più Ha avanti. incluso anche Luigi Di Maio all'interno di questa. No, Luigi Di Maio fa parte del Movimento 5 Adesso Stelle, sì, però quindi magari c'è la no, prospettiva io ho di detto sempre creare. che nelle due aree di centrosinistra e centrodestra sicuramente Di Maio e Giorgetti sono le due figure
con le quali sarebbe più facile aprire un dialogo in questo momento per le loro posizioni altrettanto moderate e governiste. Direttore, concludiamo con la roadmap che è stata diramata quest'oggi, che include in primis la dichiarazione, ovviamente l'avrai già sentita, di Mario Draghi a proposito della fine dello stato d'emergenza per il 31 marzo, tante altre disposizioni. Come la interpreti, considerando che insomma stiamo un po' abbassando la guardia? Se guardiamo, ci affacciamo dall'altro lato del mondo, vediamo che Hong Kong già era quasi fuori pericolo, poi ha riabbassato a sua volta la guardia e oggi si trova di nuovo in piena pandemia. È pericoloso riaprire tutto, partendo dal Green Pass, le mascherine, aprire tutti i confini, dal tuo punto di vista? Allora, io penso che noi possiamo ipotizzare la fine dello stato di emergenza al 31 di marzo, come tutte le indiscrezioni fanno capire, e giustamente è giusto che sia così, perché siamo stati capaci di mettere in atto delle misure come il Green Pass obbligatorio, il Super Green Pass, la richiesta della terza vaccinazione, ecco, il distanziamento sociale, l'obbligo delle mascherine prima per strada, che adesso giustamente è stato tolto, ma mantenuto sempre negli ambienti chiusi. Ecco, diciamo che il premio di tutti questi sacrifici che noi abbiamo fatto negli ultimi mesi è sicuramente sono sicuramente una serie di dati sulla pandemia che ci fanno pensare all'ottimismo, perché vediamo ogni giorno i dati dei ricoveri calano, l'incidenza cala, i dati dei nuovi casi sono sempre inferiori, anche i dati dei decessi, pur essendo molto alti ancora, sono comunque inferiori a quelli delle scorse settimane. Quindi io penso che sia giusto terminare il periodo di stato d'emergenza il 31 di marzo. Dovremo sicuramente permettere agli alberghi di avere ospiti anche senza Super Green Pass, oppure ristoranti, eccetera, e arrivare a una graduale abolizione di questo, però la prudenza dovremo sempre Certo. averla, soprattutto nelle situazioni dove ci sono assembramenti, molte persone, quindi cercare comunque di garantire un certo distanziamento, una certa prudenza. Sempre direttore della speranza che non si presenti una nuova variante. Faccio finta di non averlo Questa è detto. l'incognita che nessuno può prevedere in questo Certo. momento. Sicuramente la fine dello stato di emergenza servirà tantissimo a rilanciare la nostra economia, e questa è una boccata di ossigeno che tutti ci aspettiamo e che è giusto dare a tutti i nostri imprenditori, tutti gli Certo. addetti del turismo, dello spettacolo, della ristorazione. Diciamo, sono tutte categorie che hanno bisogno di rilanciare la loro attività. Perfetto, grazie, grazie di cuore allora ad Emilio Carelli, Grazie esponente di Coraggio Italia e grande direttore. Io resto con questa nostalgia della direzione di Sky. a voi. Grazie, Grazie, grazie altrettanto. ancora, alla prossima. Arrivederci.